dal messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria mondiale. Cari fratelli e sorelle, anche quest'anno la giornata missionaria mondiale ci convoca attorno alla persona di Gesù, il primo e il più grande evangelizzatore. Questa giornata ci invita a riflettere nuovamente sulla missione al cuore della fede cristiana. Infatti la Chiesa è missionaria per natura. Se non lo fosse non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un'associazione tra molte altre che ben presto finirebbe con l'esaurire il proprio scopo e scomparire. La messa è molta. L'attesa del Vangelo è grande, ma in modo più profondo nella vita cristiana della nostra comunità sento come l'annuncio del Vangelo è ancora molto significativo e come già le famiglie, i giovani di famiglie cristiane, nel loro approccio alla realtà, nella loro vita quotidiana, si ispirano e si sentono animati dai profondi valori evangelici. Lo si vedono nella vita di preghiera, negli incontri comuni e in modo particolare quello che è significativo dell'accoglienza del Vangelo e anche della ricerca di maturare sui valori del Vangelo è il fatto che in questi 3 anni abbiamo potuto condurre a termine ben 3 catecumenati. Significa che giovani che non hanno potuto per diverse ragioni realizzare la loro iniziazione cristiana con la celebrazione di tutti i sacramenti hanno potuto nella nostra comunità godere di un periodo privilegiato di 6, 7, qualche volta anche 8 mesi di incontri settimanali che li hanno aiutati a approfondire la fede fino a una celebrazione e a una proclamazione pubblica della fede in modo maturo e adeguato ai nostri tempi.